Riaccende le polemiche sull'uso illegale dei dati personali, lo scandalo Facebook Cambridge Analytica, emerso grazie alle testimonianze fornite da Christopher Wiley, un analista informatico di origine canadese. Wiley ha rivelato che i dati di 50 milioni di iscritti a Facebook sono finiti nei modelli di analisi della società britannica che ha fornito consulenze alla campagna di Donald Trump e, secondo indiscrezioni, anche a quella di un partito italiano. Mentre ora Cambridge Analytica cerca il modo migliore per fugare il sospetto di una manipolazione degli elettori, Facebook, per bocca del suo vicepresidente, preferisce negare la fuga di dati. Una posizione destinata ad essere rivista sia negli Stati Uniti che in Gran Bretagna, c'è chi anticipa la richiesta di convocazione davanti agli organismi parlamentari dello stesso fondatore, Zuckerberg. Ecco cosa spiega la giornalista che ha fatto scoppiare lo scandalo. Stavo indagando sul ruolo di Cambridge Analytica nella Brexit. Da qui sono nate altre piste a cui stiamo ancora lavorando. Una porta su ciò che l'azienda ha fatto durante il referendum europeo. Allora ho scoperto questo stupefacente giovane, Christopher Wiley, ha le carte, i documenti, le ricevute, i contratti. Quindi davanti a questa cosa che Facebook ha negato per 2 anni, è stato in grado di dire: fermi tutti, qui ci sono le prove. Il punto, tuttavia, è che non sappiamo come siano stati utilizzati questi dati durante la campagna di Trump, proprio perché il loro uso è stato negato finora. Cambridge Analytica ha negato di avere quei dati, Facebook ha negato di avere quei dati. Fu solo quando Cambridge Analytica cominciò a lavorare per Trump e per Steve Bannon che Facebook improvvisamente si chiese se ci potessero essere dei problemi e si impegnò a mettere in sicurezza i dati con procedure francamente patetiche. Christopher racconta di aver ricevuto un modulo con la richiesta di spuntare una casella per confermare la cancellazione dei dati sensibili e niente più di questo, nient'altro per assicurarsi che la cancellazione sia davvero avvenuta.